Ciao, in questo video andremo a studiare insieme questo riff in double thumb, che è l'esercizio numero 59 del mio metodo sul double thumb. Allora, partiamo con un levare di ottavo, quindi pausa, e poi andiamo a mettere il movimento giù e su sulle note do e re. Un, do, do, re, re, per poi cadere col pollice in giù sulla nota fa. Un. Dopo abbiamo una ghost note che nel metodo troverai scritta come pollice in su, mentre invece prima l'hai sentita fatta in un altro modo, cioè con uno strappato, in questo modo qua. Questo perché nel corso degli anni, il metodo ormai l'ho scritto qualche anno fa, provando e riprovando, ho visto che secondo me funziona meglio e scorre di più facendolo così, però puoi farlo anche come è scritto, comunque va bene lo stesso. Quindi mettiamo questa ghost per in pratica ripartire, ritornare sul Do, dove questo Do durerà un ottavo, lì è segnato come due sedicesimi con la legatura per una più semplice lettura e scansione ritmica. Quindi arrivando fin qua, un. Sono andato un pochettino avanti dopo aver fatto il Do. Quindi di ottavo, poi su, re, giù, fa, giù, su. Vado a spostare la mano con il dito 1 e fare uno slide e arrivare fino a questo re acuto. Qua puoi far sentire o meno proprio lo slide, puoi anche arrivarci. Però è più bello con uno slide, anche se anche questo non è segnato, però nell'audio probabilmente lo trovi già così. Dopo riparte perché questo re acuto è sul battere della seconda battuta, nel battere d'ottavo, dove prima avevamo la pausa. Quindi dopo riparte il riff, seconda battuta, dopo aver fatto questo. Di nuovo come prima, ghost, do. Ottavo, do, re, re, e poi qua abbiamo questo trick. Sono terzine di sedicesimi e praticamente contengono questo movimento, è fatto da tre gesti. Il primo gesto in cui vado a fare il fa, fatto con pollice giù. Poi pollice su, ghost, sull'ipotetico fa, quindi quello che ho appena suonato. E mi tiro dietro l'indice e vado a strappare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, lo fa una volta sul fa, una volta sul sol. Scusa. Il mio consiglio è quello di scivolare con il dito 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E poi ritorna sul mio riff. Una cosa carina è che la prima terzina di sedicesimo è nel levare dell'ultimo quarto della seconda battuta. Questo invece nel battere della terza battuta, sull'ottavo primo ottavo della terza battuta, quello dove c'era la pausa all'inizio. Infatti, dopo riparto con il do, do, re, re, fa. Quindi l'ultimo sedicesimo partiva con. Quindi mi dà continuità e mi va anche a spostare un pochettino ritmicamente, dandomi questa, secondo me, bella sensazione di spostamento. La terza battuta è come la prima, soltanto che alla fine vado su un Do acuto, mentre prima ero andato sul Re. Ultima battuta, poi ripeto il Do, Do, Re, Re, Fa. E vado a concludere spostando la mano con le note La e Do, La, La, giù su pollice e strappato sul Do. Attenzione a quando riparti a tener poi conto della pausa di ottavo. Andiamo a farlo una volta lento insieme. Un. Thank you.
parte, sempre così. Spero di esserti stato utile. Se ti interessa il metodo, vallo a cercare nei vari digital store, oppure puoi anche andare sul mio sito, lì troverai tutti i link. Voglio solo ricordarti una cosa, se ti è piaciuto il suono del basso, ho montato queste corde della Galli, con cui mi trovo molto bene. A presto, ciao!